In un minuto di che cos'è Porcellum? Ok, bravo. Questa è una domanda intelligente. Questi balordi, che sono l'unica cosa vera che hanno detto in questi anni, che hanno fatto una porcata, ma questo lo siamo accorti tutti, sanno benissimo che il Porcellum la gente non lo conosce. Scheda bianca, voto nullo, non voto, va in premio di maggioranza, quindi quei balordi, speriamo di no, contiamo su di voi, che vinceranno il partito dei ladri o il partito diversamente onesti, attenzione, quelli là, se vincono loro, si ciucciano pure il premio di maggioranza. Quindi informiamo la gente che non è vero che gli fanno un dispetto. Se non votate, votate scheda bianca, o annullate il vostro voto, andrà tutto in Porcellum, quindi se lo ciucciano quelli, i soliti banditi di sempre. Ora attenzione, io adesso che faccio il professore a scuola e lavoro con i diversamente abili, faccio una magia, attenzione, questo è un portafoglio, questo è il vostro voto, è una delega in bianco, a chi lo diamo sto portafoglio, cioè il vostro voto? Vieni qua, io lo do a lui che è un grillino, vieni qui, perché io di lui mi fido. Io lo do a una persona onesta. Poi se lui sbaglia, che fine fa lui? Meglio per lui che non lo sa. Non voglio essere minaccioso oppure barbaro, ma se lui il suo portafoglio lo dà a me, questo è il tuo portafoglio, lo dai a me, e ho la sua delega in bianco. E io, mammona, gli sordi. Avido, sono un avido, e quindi è tutto mio. Il suo è mio, è tuo è mio, è tutto mio, è mio. Non dice mai noi, ma dice sempre io. Lui sai cosa mi fa a me? Vieni qua, vieni qua. Tu a me cosa mi fai? Non mi devi fare niente perché implodo. Sono marcio e casco da solo. Ma se nel caso io cerco di scappare con la cassa, il mio amico grillino a me me lo fa a strisce. Per non essere volgare, perché non voglio dire parolacce. Mio figlio mi dice che sbaglio, mi dice che sono un coniglione. E lo sapete cosa dico? Lui mi dice a me, va fanciullo, vai. Non mi dice parolacce, perché noi siamo educati, non è vero che siamo delle persone ignoranti. Io ho 2 lauree e 1 master, 40 anni di fatiche, da quando avevo 7 anni che giro il mondo, ne ho 47, 25 nelle scuole medie, e ho preso un solo giorno di malattia perché stava male mio figlio. Gli altri permessi, il congedo parentale, lo Stato si è ciucciato il 70% dei soldi miei. Quando ho fatto il master all'università, 800 ore di corso all'UNISA, una marea, non manco visto dire, esami e sacrifici, 14.000 euro spesi fra vitto, alloggio e viaggi, quelli mi sono sudati. Come? Facendomi il cosiddetto popò come un secchio, senza fondo, perché mia moglie e i miei figli per me non sono esistiti per 8 mesi ed ero in un convento di clausura. Viva le suore di Fisciano che mi hanno ospitato per 8 mesi lì, a 20 euro al giorno di pensione completa, sennò io non potevo farlo quel corso universitario, e alle 7 andavo a Ninna, non me ne andavo a fare il puttan tour, stavo in un convento di clausura perché io ho fede. Ci sono persone che sono atee, ci sono musulmani, ci sono cinesi, siamo tutti diversi, ognuno ha la sua fede, io ho Cristo, ma questo non vuol dire che sono uno che crede alle favolette, perché io ci credo veramente, perché Cristo è amore, e se lo giro così diventa una spada, rovesciano la verità, manipolano, sono menzogneri, questo è amore e questa è violenza. Io credo nella pace, questi sono i miei valori, e io ho Cristo dentro, ma quello vero, il buon esempio, la povertà. Non ho i denti in bocca perché non mi sono potuti permettere i soldi per i denti in bocca. Io ho la fede, quella vera. Non seguo la mammona, il dio denaro, che è la guerra, il banchiere che specula su me e lui che ci scagniamo. Tutto chiaro? Ragazzi, la vostra è una delega che date in bianco a chi vi deve rappresentare. Non tradite questa delega, perché se voi date il vostro portafoglio a un bandito, quello vi ruba, come il nostro amministratore di condominio, che è un ladro, che dà 1000 euro a un ragazzo di 20 anni per fare le pulizie, gli dà 1000 euro al mese e ne intasca 19.000. Un bandito. E io gli ho detto, ladro, tu sei un ladro perché spendi 19.000 euro per farti il Rolex d'oro e il Mercedes. E all'operaio che puzza, io lo abbraccio e gli dico, ti voglio bene, perché puzza di lavoro onesto, di sudore, io gli dico, ti voglio bene, ma tu, ladro, la devi pagare. E quello mi risponde,
Ma io faccio l'amministratore da sempre, io, mio padre e mio nonno. Ladro, tu, te, tuo padre e tuo nonno. Tre ladri eravate, perché il frutto non si allontana dall'albero. Se erano ladri tuoi, sei ladro tu, e sei ladro tuo padre, ladro tuo nonno. Una famiglia di ladri. Basta, il popolo si è stufato. E lo sa. Noi siamo per strada con la gente che soffre. A Ponte Galeria, a Malagrotta, dove io abito e la puzza mi arriva nel naso, la fogna che vuole fare questi balordi. Piantano 4 alberelli su Malagrotta, 4 alberelli spendono 110 milioni di euro. Che così si fa una bonifica? Così bonificano la falda freatica? Con 4 alberelli da 110 milioni di euro? Ladri! Vergognatevi! Vi punirà quell'entità, la luce, che noi porteremo con le nostre webcam, vi riprenderemo dovunque voi siate e vi faremo scoprire i vostri magheggi diabolici, diabolus. Il diavolo divide, ma noi siamo comunione, condivisione. Io sono gratis per tutti, per i bambini diversabili, per i bambini che soffrono. Faccio le ripetizioni gratis, non chiedo niente in cambio, perché l'amore che mi danno loro mi ripaga. Voi questi valori non li avete più, vi siete mangiati tutto. Balordi, qualcuno vi punirà e sarà il popolo sovrano che vi schiaccerà come la Madonna ha fatto con la serpe. Tutto chiaro? Basta e avanza.